Oh, ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come vedrete da quello che ho davanti, è arrivato un bel paccone di Amazon che andremo subito ad unboxare, anche perché probabilmente dal titolo già sapete cosa c'è dentro. Quindi direi di non perdere altro tempo e ci vediamo dopo la sigla. Ok, allora andiamo subito ad aprire il pacco con il nostro bel coltellino d'unboxing. Olle, via! Un'altra plastichina. Ecco qua, signori. Perfetto, quindi stiamo parlando delle cuffie Corsair HS70 Wireless Pro. Ringraziamo Corsair per non avermi mandato queste cuffie e avermele fatte comprare, però vabbè, purtroppo non ci possiamo fare niente. Io direi di non perdere tempo e aprirle perché sono curiosissimo di come sono queste cuffie, perché è tanto tempo che uso le mie Sennheiser HD450 con le quali mi sono sempre trovato discretamente bene, ma sono cuffie per l'ascolto di musica, non per il gaming, sono pesanti e tante altre cose che mi hanno fatto passare la voglia di utilizzarle. Quindi andiamo ad estrarre le cuffie dalla confezione. Mamma mia, meno male le istruzioni che non ci servono. Allora, questo è quello che troviamo nella confezione e a primo impatto sono bellissime. Ah, guarda il packaging super curato, spostiamo sto tavolino, è meglio così. Comunque possiamo vedere che qui ci sono delle linguette che non riesco a togliere. Come le caccio le cuffie da qua dentro? Ah, ecco, tiri la linguetta e si toglie questa calotta frontale dalla quale poi... Ok, tutto a posto. Ritorniamo con il tavolino e andando a rimuovere... Vabbè, togliamo direttamente le cuffie da dentro. Ma sono belle pesanti anche queste. Ma quanto sono belle! L'archetto in alluminio... No, vabbè ragazzi, sono spettacolari queste cuffie. La pelle molto morbida. Belle. Ah, adesso vedete tutto bene. Guardate qua, sono veramente premium queste cuffie per il prezzo che hanno. Madonna, l'archetto in alluminio spettacolare. Ma quanto sono belle! Oh, e quanto sono comode! Allucinante! Io sono sempre bruttissimo con le cuffie, non mi riesco a guardare. Cioè, assurdo. Però mamma mia! Allora, vediamo un attimo nel resto della confezione cosa c'è. Abbiamo il microfono che si stacca, una bustina di sale, poi abbiamo un cavo USB, micro USB, l'adattatore USB che va al computer e il filtro antipop del microfono. Buttiamo via anche questo e possiamo scartare un attimo le cuffie, togliere la plastichina che c'è. Come? Perfetto, in teoria ho rimosso tutta la plastica. Mamma mia, ma sono bellissime ragazzi, veramente. Allora, mamma mia, ma allora non so se riesci, se dal video si riesce a capire la qualità, ma veramente sono belle. Veramente, veramente belle. Allora, in teoria, come tutte le cuffie Corsair, sono abbastanza larghine, però vestono bene, non ti stringono, non ti... Ah, l'orecchio dentro ci sta bene. L'archetto per ora è abbastanza comodo, poi ovviamente bisogna provarle in game. Queste le posso... Ah, queste sono scomode da mettere a singolo orecchio, però. Vabbè, purtroppo... Quindi io direi che per questo unboxing è tutto. Era un video così veloce di questo acquisto che ho fatto.
Per ora ne sono positivamente colpito, spero di non dovermi ricredere perché non è il primo paio di cuffie che acquisto e che sono costretto a mandare indietro perché non mi ci trovavo. Se volete un video recensione in cui appunto vi dico come sono queste cuffie e come mi sono trovato, fatemelo sapere con un commento qua sotto e niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!